Salve a tutti, oggi vi farò vedere in questo tutorial come creare la parentesi graffa. Infatti, molti di voi credo che vi si siano chiesti come crearla, perché nella tastiera normale la parentesi graffa non è presente, è presente la parentesi rotonda e la parentesi quadra, ma non la parentesi graffa. Quindi, per chi non lo sappia, per fare la parentesi rotonda basta cliccare su Shift più il pulsante 8 e per chiuderla Shift più il 9 per lasciare Shift. Ok, aspettate, ingrandisco la scrittura. Ok, poi invece per fare la parentesi quadra bisogna cliccare su Shift e parentesi scusate, su Alt GR e poi dove sono presenti le con l'accento. Per chiuderla Alt più GR dove sono presenti l'asterisco e il più. Invece per fare la parentesi graffa bisogna, aspettate che ingrandisco la scrittura, bisogna tenere premuto Alt, che lo trovate accanto alla barra spaziatrice, e poi cliccare 123 col tastierino numerico, quindi 1, 2, 3, poi lasciare Alt e vedete che si è formata. Poi invece per chiuderla dovete sempre cliccare Alt e cliccare su 1, 2, 5, quindi 125, poi lasciare Alt e vedete che si è formata. Beh, il mio tutorial è finito qui e alla prossima, ciao a tutti.